90 anni di storia dell'Arezzo, e dobbiamo dire che comunque un pezzo di storia di strada dell'Arezzo l'ha fatto anche Marco Massetti, perché nell'estate del 2010, se non ci fossi stato tu, magari ma diciamo un pezzettino piccolo piccolo, perché poi i 90 anni di storia, diciamo, l'hanno fatta persone, calciatori, dirigenti, insomma, che sicuramente hanno avuto un ruolo molto più importante del mio. Io ho fatto il mio piccolino, probabilmente questo piccolino è stato molto importante, insomma. Ecco, al di là dell'esperienza da presidente, tu hai vissuto tanti anni, anche gli anni passati da tifoso. Ecco, c'è un ricordo particolare, un calciatore a cui sei legato particolarmente? Ma senza dubbio, ma non perché l'ho avuto con me Menchino Neri, anzi devo dire che diciamo Menchino, vabbè, lo ricordiamo tutti per il gesto, no? Per il gesto atletico, il dolore, il pianto, poi la gioia, ma ha rappresentato un po' in quest'Arezzo, per cui cioè, la disperazione da rigore fallito è l'Arezzo che non si riscrive, e poi invece la ripartenza, diciamo così, in maniera, mi ci rivedo io, ma insomma in maniera troppo pretenziosa, però Menchino Neri rimane per me, insomma, un calciatore emblematico dell'Arezzo.